Carissime amiche e amici di Pavia 1 TV, volevo dirvi che sta finendo il tempo ordinario, per cui le letture sono un po' apocalittiche. E allora siamo contemporanei con il tempo in cui siamo molto spaventati per il clima, per i rivolgimenti di popoli alle frontiere. E allora questa lettura potrebbe anche aiutarci a dire: ma su che cosa basiamo la nostra sicurezza? Sulle funzioni di potere, sull'esercizio del nostro carisma, su quello che abbiamo accumulato, oppure sulla parola di Dio. Siamo alla fine del Vangelo di Marco e Marco utilizza quello che è il modo di raccontare i fatti quando c'è un passaggio epocale. Il passaggio epocale era stato quando erano usciti dall'Egitto, quando sono usciti da Babilonia, quando i persiani hanno cacciato i babilonesi e quindi hanno liberato finalmente questo popolo che agognava di tornare in Israele, ma la delusione profonda, quindi la rilettura, no? Come il sole scomparirà, la luna, sai, gli astronomi dicono che ci vogliono 5 milioni di anni ancora perché il sole si spenga e diventerà una palla arancione, ma quelle erano divinità assire, babilonesi, quindi scompaiono tutti gli idoli di cui ci siamo fatti carico e che abbiamo in qualche modo pompato per dare senso alla nostra vita. Oggi la caratteristica principale di questo mondo è un mondo che è nelle mani della coerenza apostolica di chi si mette a servizio degli altri come ha fatto Gesù Cristo. Ed è un mondo che va salvato dal clima perché non possiamo essere egoisti nel consumare le risorse che servono per tutto il creato, non possiamo creare nelle nostre case luoghi per essere noi completamente chiusi senza un'apertura al trascendente e all'accoglienza. Non possiamo perché troppi donne e uomini chiusi in questi due anni di pandemia hanno sofferto così tanto che dovrebbe essere un richiamo apocalittico anche per noi per restituire dignità, apertura, amicizia, affetto, fraternità. Chiudersi è facile, puoi sempre dire che tuteli la tua dignità, la tua origine, le tue tradizioni, ma perdi sempre qualche cosa. L'incontro con l'altro è drammatico perché l'altro arriva con l'irruenza della sua epifania del volto. Ma noi tutti siamo chiamati ad essere testimoni che c'è un modo diverso di vita, che è quello che Gesù Cristo ci ha insegnato e quello che nell'Avvento attenderemo, l'er come non, il veniente. Buona domenica a tutti.